Ciao a tutti, io sono Michele e oggi andremo a vedere una delle rasaerba più vendute in assoluto, la VB455SC di Weibeng. La rasaerba modello VB455SC di Weibeng è una rasaerba a trazione con scocche in acciaio. Un motore da 6 cavalli ed è ideale per superfici fino a 400 metri quadri. I livelli di taglio sono 8, da 20 a 70 mm, e la capacità del cesto è di 50 litri. Il taglio matching è opzionale e il peso a secco della macchina è di 34,5 kg. Eccoci qui nel dettaglio della macchina del modello VB455SC. Il 455 sta a indicare che la larghezza di taglio è 45 cm. Come potete vedere, qui abbiamo un'ottima impugnatura in gomma che dà un'ottima sensazione di robustezza del manubrio e anche di sicurezza nell'impugnarlo. Questa è la leva di azionamento della macchina, basterà tirarla verso di noi per dare alla macchina il comando di accensione dopo aver tirato la fune di avviamento, mentre questo è il comando per la trazione, cioè per far muovere le ruote per far procedere la macchina in avanti in automatico a motore acceso. Come dicevamo, la macchina ha una larghezza di taglio di 45 cm, la scocca è in acciaio verniciato con una speciale verniciatura anticorrosione, sono tre strati di verniciatura. Qui troviamo il cesto da 50 litri, cesto composto da una struttura metallica interna, molto robusta, verniciata, anche questa quindi antiruggine, e una copertura esterna in tessuto che esiste anche come ricambio se si dovesse rompere o consumare. Molto facile da togliere, molto anche leggero il cesto. Come vedete all'interno ci sono i documenti della macchina, uso, manutenzione e anche garanzia, indicazione di utilizzo della macchina. Un'altra etichetta che sta a indicare il livello di rumorosità della macchina, il modello, il numero seriale, l'anno di produzione e altre specifiche. Questo è molto utile per noi se dobbiamo fornire dei ricambi nel caso vi servissero. Ruote con struttura in plastica montata su doppio cuscinetto, quindi molto molto scorrevoli. Copertura delle ruote in gomma antiscivolo, quindi ottima aderenza anche su erba bagnata. Qui troviamo il comando per regolare l'altezza di taglio. Tutto avanti avremo la macchina sul livello più alto, posizionata tutto indietro avremo la macchina sul livello di taglio più basso. Se l'erba dovesse essere molto alta, si consiglia sempre di fare una doppia passata prima con il livello alto e dopo andremo a selezionare la misura più adatta al nostro giardino. Su questo lato non troviamo nessun comando di azionamento particolare per far funzionare la macchina, tranne il livello dell'olio, da controllare il livello dell'olio e dove inserire l'olio della macchina. La macchina ricordiamo che funziona a benzina, non a miscela, infatti c'è un miscelatore interno che regola olio e benzina. Qui troviamo il sistema di scarico, cioè quello dei fumi, attenzione a non toccarlo mentre la macchina funziona perché è molto caldo. Scocca di copertura in plastica, adesivo Weibeng. Filtro dell'aria. Il filtro dell'aria è facilmente apribile premendo verso il basso queste due alette e lo sportello si apre e troviamo la spugna del filtro. Spugna pulibile con un compressore con un po' d'aria o comunque leggermente con un pennello, insomma, per togliere i detriti più grossi. Qui troviamo il serbatoio della benzina, come abbiamo detto, basterà svitare e inserire benzina classica, benzina verde. Molla per regolare l'altezza di taglio, che come dicevo prima ha 8 posizioni e tutte e quattro le ruote si alzano e si abbassano simultaneamente quando andiamo a azionare la leva di regolazione.
Questa e dall'altra parte invece sono le leve per regolare l'angolo del nostro manubrio in base all'altezza dell'operatore. Andiamo a accendere la macchina, quindi come dicevamo prima, tiriamo indietro la leva di azionamento e tiriamo indietro anche il cavo per accendere la macchina. Una volta avviata la macchina, basterà fare leva sul comando della trazione per farla avanzare automaticamente. Come vediamo, le ruote posteriori, solo quelle posteriori in questo caso, girano. E gli ingranaggi sono in metallo a tenuta stagna anche, quindi se si dovesse tagliare con erba bagnata non c'è nessun problema di rovinare i cuscinetti. La macchina la troviamo in esposizione sul nostro punto vendita di Stanghella. Troviamo le specifiche anche sul nostro sito di vendita, che è Merlo Servizi Shopify, con anche il prezzo. Da Merlo Servizi è tutto quanto. Ci vediamo per i prossimi video informativi della nostra riserva. Un saluto a tutti e grazie.